Allora, è stato un incontro secondo me molto proficuo e collaborativo. Ritengo che il mondo del calcio, l'evoluzione del calcio moderno ha bisogno della tecnologia, per cui sono sicuramente favorevole. Bisogna migliorare il protocollo, però credo che poi l'oggetto maggiormente di discussione sia quello del fallo da rigore, perché sicuramente la VAR riesce a debellare tantissimi errori, non può raggiungere la perfezione, ma uno degli argomenti è quello del fallo di mano. E qui devo dire, secondo me, subiamo un po' quelle che sono le indicazioni da parte dell'IFAB, che è l'organismo che detta i regolamenti, e su questo credo che sia l'argomento più importante, perché sull'interpretazione del fallo di mano, ecco, secondo me, anche con la VAR è di grandissima difficoltà poi arrivare a un'esecuzione definitiva. Cioè, come siete venuti a una conclusione sostanzialmente per eliminare errori appunto come quelli visti ieri oppure a Firenze? L'arbitro, per esempio, si è parlato di un eventuale stop di Fabbri proprio perché si è riconosciuto come errore grave. Come si fa ad eliminare queste errori? Io non sono assolutamente Rizzoli né tantomeno Nicchi, per cui io ripeto, da dirigente sottolineo ancora come lo strumento della VAR, lo strumento tecnologico, sia indispensabile. Poi bisogna perfezionarlo, siamo in una fase ancora di studio, di apprendimento. Ricordiamo che siamo anche poi oggi noi utilizzando uno strumento che non è definitivo, perché non sarà soggetto poi alla definizione e approvazione. Però assolutamente credo che il cammino, nonostante ci siano degli errori di percorso, non può che essere positivo. E sottolineo ancora una volta come forse il dialogo con l'IFAB, che è questo organismo che detta il regolamento, deve essere più proficuo e dal punto di vista politico dobbiamo un po' farci sentire. Sono arrivate delle scuse. Possiamo fare una domanda sulla partita di ieri, solo se la considera un punto guadagnato o due pezzi, solo questa risposta.